Raga, bro, amo o fra? Tutte, tutte. Raga, bro, amo, fra, tutte, tutte. Tutti insieme. Far l'amore. Ciao GQ, sono Tananai e oggi risponderò alle domande dei miei amici. Bella Tana, C-Cluck nel posto, una domanda molto importante da farti. Ma un beat insieme a C-Cluck, lo faresti? Porco zio, sì. Certo, bro. Chiaro, facciamolo. Lo facciamolo. Lo facciamolo. Ah sì, e con Luke... ci siamo trovati e ci siamo trovati molto bene. Lui è fortissimo, io sono suo fan da davvero il primo giorno in cui ho ascoltato una sua roba, quando aveva creato tutto il mondo della Dark. Secondo me davvero è stato l'unico a portare così precisamente, così fedelmente il sound americano in Italia e risultando credibile. Se potessi fottere una produzione, farla mia, tutta la vita sportswear, tutta la vita, è geniale, geniale. Ma poi mi piacerebbe davvero insieme. Secondo me uscirebbe una roba un po' tipo sportswear, sì, però un po' più veloce, un po' più... un mix tra sportswear e Baby Goddamn, secondo me, salterebbe fuori. Una bella roba catchy, da ballare, sì, bella zarra. Questa storia della rivincita dopo l'ultimo posto a Sanremo non ha un po' rotto il cazzo? Sì, ha rotto abbastanza il cazzo. Cioè, bella, è successo e... fine. Sì. Sì. Caro Tananai, ecco una domanda per te. C'è un libro che ti ha ispirato particolarmente per una tua canzone? E se sì, di che libro parliamo e qual è la canzone? A presto! Ciao Nick, bella domanda, ma no, attualmente non c'è nessun libro che abbia ispirato una mia canzone, perché scrivendo da relativamente poco tempo, appunto, mi sono più concentrato a capire me stesso, prevalentemente. È una cosa che sicuramente poi vorrò fare in futuro, spero che mi esca naturale prima o poi, quello di riuscire a fare mie delle storie che non mi appartengono in prima persona, ma in cui magari mi ci rivedo. Bella Albi Spingere, ti volevo chiedere, dato che ho appena iniziato a scoprire il vino e i suoi sapori, una bottiglia da consigliarmi, se ne hai una di bianco possibilmente, visto che sei un grande intenditore. Spingere sempre. Bella per Villa Banks. Quando l'ho conosciuto avevo portato una bottiglia di vino per conoscerci, no? Sai, bere qualcosa, mi fa: no, frate, io non bevo. Ho detto: ma come? Come ti permetti? Come osi? E quindi da lì poi in realtà sono contento che abbia scoperto i benefici del buon vino, ecco. Più che dell'alcol in generale, che fa male, sempre. Però, il buon vino. Comunque, secondo me, per te, Villa, conoscendoti un po', buon Gewürztraminer, bello, fruttato. Abbiamo fatto un pezzo insieme, Essere Me, nel suo disco. È stata davvero una delle collaborazioni più belle che abbia fatto, proprio più spontanee, nel senso che, appunto, ci siamo incontrati e mi ha raccontato un po' la storia dietro quel brano, mi ha colpito moltissimo e quindi ho detto: cavolo, voglio scrivere di un mio amico, di me e il rapporto che avevo con un mio amico in quel brano. E per farlo, però, al contempo non l'ho fatto lì, sai, di solito magari fai una studio session e ti metti lì a scrivere insieme. Invece gli ho chiesto: ok, va bene, è un problema se me ne vado a casa, vado a scrivere e boh, te lo mando stanotte. E lui fa: sì, certo, e sono contentissimo di come sei uscita.
Sei a cavallo, ma più millennial o più generazione Z? No, più... Penso più millennial. Sì, no, senza penso, più millennial tutta la vita. Cosa dico? Anche già soltanto il fatto che io abbia passato parte della mia vita senza l'esistenza di internet, quello vuol dire tantissimo. Perché per me è strano pensare che effettivamente... cavolo, all'inizio quando ero piccolo non esistevano i cellulari come sono intesi ora, gli smartphone, internet, e mi ricordo che era diverso, cioè ora non saprei immaginare la mia vita senza internet, quindi sì, più millennial. Ciao Albi, io volevo sapere da te qual è il primissimo disco di cui hai una memoria visiva, di cui ti ricordi un CD, un vinile, qualunque cosa che ti ha fatto dire minchia, il primo proprio. Bella Stole, intanto, genio lui della visione figurativa della musica. E il primo disco che mi viene in mente a livello visivo forse è Minutes to Midnight dei Linkin Park. Quel disco lì me lo sono consumato effettivamente, quindi sarebbe strano non avere un ricordo visivo effettivamente della cover. Mi ricordo che mi aveva colpito molto perché era crepuscolare, no? L'artwork in generale, tutta l'estetica dietro quel disco, e quindi sono stato portato fin dall'inizio ad ascoltarlo effettivamente di sera o di notte, e devo dire che quel disco lo associo proprio a quella fase, no? Della giornata, quindi la notte, e effettivamente secondo me se ci fosse stato, non lo so, un bel sole raggiante, non l'avrei ascoltato di notte, avrei dei ricordi completamente diversi e avrei dato una lettura completamente diversa. La canzone di quel disco che mi è rimasta più impressa Leave Out All The Rest, e tra l'altro dopo quello che è successo a Chester, il cantante, riascoltarla oggi, cavolo, ti rendi conto effettivamente della potenza della musica come grido d'aiuto, e almeno io ci vedo molto quello. È un po', io personalmente nel mio piccolo lo considero un po' il suo testamento, no? La sua lettera di addio. Spero prima o poi di riuscire a fare qualcosa di altrettanto potente anch'io dal punto di vista proprio di impatto su quello che può essere un testo. Perché Lontrine? Perché Lontrine? Ma è nato completamente a caso. È nato a caso perché quando feci Sanremo Giovani c'è stata la giornata delle conferenze stampa, no? E l'ultima cosa della giornata era fare un video, un contenuto per la pagina Instagram di Sanremo. E niente, mi fanno una domanda, mi hanno chiesto con che emoji avrei descritto la mia canzone. Io non avevo la più pallida idea, ho detto una lontra, perché l'emoji della lontra mi piaceva un sacco, che era lì tutta placida, carina, no? Nell'acqua. E da lì un gruppo di miei fan l'ha preso come bandiera della mia. Ne sono contento perché sono stupende le lontre, sono carinissime. E sai che dormono dandosi la mano? Sì, perché così non si perdono quando sono nell'acqua, e dormono, si danno la manina e via, così si svegliano che sono ancora insieme. Se no la corrente chissà dove le porta. Ciao, sono Talanai, e se volete vedere degli altri video di GQ, cliccate qui.